Con il token di Binance mi ci compro la villa al mare e smetto di lavorare. Questo è un commento, ragazzi, che ho ricevuto tempo fa su un video. È bellissimo, intanto, bellissimo commento, perché racchiude due cose fondamentali. Una è una logica della tipologia proprio degli investitori medio nel mercato delle cripto. Quindi, insomma, ci compro la villa al mare e smetto di lavorare. Ci fa anche la rima. E l'altra invece è una cosa invece splendida, quindi la speranza, emotività che ha questo mercato, che è un mercato diciamo fantastico da questo punto di vista, ma anche l'opportunità che c'è in un mercato come quello delle criptovalute, a differenza dei mercati hold. I mercati hold sono bellissimi, sono pulitissimi, sono dei mercati che hanno una classicità e un'evoluzione da un punto di vista anche di analisi tecnica di trading che è meraviglioso. E c'hanno anche delle innovazioni, perché no, ragazzi, assolutamente fantastiche, ma nulla è paragonabile alla bellezza del mercato delle cripto in questo momento, perché lascia anche sognare che comunque alla fine, ragazzi, è anche una cosa bellissima di chi fa il trading, di chi investe nei mercati cripto, ed è giusto che sia così, ci lascia sognare, ma allo stesso tempo questi sogni ogni tanto diventano anche realtà. Bene, bentornati in questo nuovo video. Ve l'avevo promesso in settimana che avremmo visto il Binance Coin, spulciato il grafico, analizzato nei modi migliori per cercare di capire come comportarci su un titolo di questo tipo, che è un po' alla fine che cos'è? È un titolo che sta facendo massimi continui, costanti. E allora dove mettiamo le resistenze? Come facciamo a capire quando si fermerà? Come facciamo a capire quando un trend finisce? Lo guardiamo oggi, più o meno guardando l'analisi ciclica di Binance, quello che dobbiamo aspettarci. E alla fine di questo video, finito la parte grafica, vi dirò due chicche per capire come si gestisce un titolo, uno strumento finanziario che sta facendo massimi costanti e non ha resistenze. Come dovete ragionare da questo punto di vista? Lo vediamo alla fine del video. Ma prima di passare al videografico, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciatemi nei commenti tutto quello che pensate su Binance, perché è un super titolo, una super coin in questo momento interessante per tutti voi. E scrivetemi anche nei commenti, ragazzi, se avete qualche coin interessante. Però badate bene, non possiamo fare analisi grafica su coin che hanno una capitalizzazione ridicola, perché semplicemente non è che non voglio, ragazzi, è inutile tutto qui. Perché già sono manipolabili i mercati delle cripto come Bitcoin, figuriamoci se facciamo un'analisi grafica su un titolo che ha 20 milioni di capitalizzazione, per intenderci. Attenzione a questo, dovete capire anche che alcune volte l'analisi tecnica, l'analisi ciclica ancora di più è inutile in questi contesti, e quindi preferisco evitare di fare quel tipo di analisi. Ma Binance invece è un titolo che ci dà una grande opportunità, e guardiamo un po' il grafico, ragazzi. Intanto per questo particolare titolo mi metto gli occhiali, perché dobbiamo costruirla un'analisi ex novo, e quindi non è facilissimo. Questo è, come vi avevo già accennato, è il grafico di Binance contro USD, quindi dollari. È un grafico inventato di sana pianta da TradingView, quindi lo costruisce facendo una concatenazione di cambi. Lo utilizzo preferibilmente rispetto a Tether per un problema di fondo. Il problema è che Tether è un derivato del dollaro, quindi vado a fare un'analisi poi grafica utilizzando un derivato di una moneta. Però, ragazzi, questo grafico lo usiamo per vedere la view ciclica, per avere conferme di alcune cose. Ma se dovete utilizzare poi i livelli, li dovete utilizzare su questo grafico qui, perché i livelli in quanto resistenze, ma abbiamo detto che non ne ha Binance perché fa massimi storici, ragazzi, quindi non ne ha, a livelli di resistenza indicati, che erano questi qui, insomma, per esempio anche qui l'avevo indicati la settimana scorsa, ma sono livelli di resistenza un po' logici, ma non effettivamente traslati al mercato. Quindi questi poi dovete andare a fare le analisi sul Tether. Quindi noi, dal punto di vista ciclico, io preferisco usare quello, ma da un punto di vista poi di trading puro dobbiamo andare a vederli
anche sul titolo. Quindi faremo entrambe le cose. Allora, velocemente, se non ci perdiamo in tante cose, perché le informazioni oggi sono tante, poi alla fine del video devo anche parlarvi della problematica di gestire questo tipo di token che fa sempre nuovi massimi. Allora, l'altra settimana, scorsa settimana, nell'ultimo video avevo indicato come quest'area potesse essere un'area di resistenza. Sta facendo esattamente questo, però ha provato la rottura aggiornata del 19 maggio, vedete, poi sta rientrando in questa fase di resistenza. Sono prezzi particolari, ragazzi, che come vi ho indicato da un punto di vista grafico sul grafico di Tether corrispondono, diciamo, ad altri valori. Adesso ve lo metto, insomma, qui in evidenza, corrisponde qui a questi valori differenti. Se volevate vederlo da un punto di vista di valori, ragazzi, era qui. Questa fascia era la fascia di resistenza un po' più alta, a dire la verità. E come vedete già c'è un po' di differenza rispetto al grafico di prima, perché vedete che questo movimento nell'analisi tecnica su Tether non sta ritornando, ma è semplicemente un pullback, perché qui fanno analisi tecnica e quindi dobbiamo già terminare l'analisi tecnica. Ma lo facciamo dopo, senza confonderci, perché è complesso questo tipo di ragionamento fatto così, quindi poi ci confondiamo. Dal punto di vista ciclico, però, facendo un'analisi macro, il BNB fa cicli importanti, ragazzi, anche confermati. Vedete un po' questi cicli daily come sono stati ampiamente disegnati dal mercato. Abbiamo poco storico, quindi prendete ogni cosa con le pinze, perché è un coin che deve ancora maturare, però comunque la fase ciclica ce l'ha. Allora abbiamo sia cicli da 150 giorni circa che sta mettendo in essere. Se così fosse, vedete, da un punto di vista di analisi ciclica, ha chiuso alla metà di maggio questo ciclo da 150 giorni. Quindi questa parte qui, ragazzi, questo super up che stiamo vedendo in questi giorni su Binance, altro non è che un nuovo ciclo di 6 mesi circa, ed è un semestrale, quindi un ciclo abbastanza forte. Che come vedremo adesso, tra un po', io ho diviso in due tipologie, diciamo, di fasi, e dovrebbe poi concludersi a novembre, insomma, quindi c'è spazio, ragazzi. Cosa aspettarci da un punto di vista ciclico? Che questa fase, la prima e principale fase iniziale, sia molto forte, ed infatti è quello che il mercato sta facendo in realtà. Perché se il ciclo deve, diciamo, svilupparsi così, da un punto di vista di campana, abbiamo una prima parte fino a giugno che sarà molto forte, e poi naturalmente dovremmo andare magari a ragionare successivamente per la chiusura che dovrebbe avvenire verso agosto, che è un periodo molto caldo. Ne parleremo nei prossimi video, ragazzi, è un periodo molto caldo. Allora, Binance potrebbe fare esattamente questo movimento, ragazzi, quindi attestarsi in questa fase ciclica, continuare il trend e poi andare a chiudere. Quindi fino a diciamo questa parte qui, quantomeno, insomma, fino al prossimo mese, direi un mesetto, ragazzi, la fase di Binance Coin è positiva. Qui, se avete le posizioni long, potete gestirle con tranquillità. Chiaramente mettete sempre gli stop loss, però in questo momento sta disegnando una fase positiva. Quindi i cicli ci dicono: ok, siamo in fase positiva, va bene senza problemi. Adesso andiamo però a vedere, come vi ho spiegato, quello che invece è l'analisi tecnica, per vedere anche un po' come analizzare questo tipo di mercato. Allora, da un punto di vista invece di analisi tecnica, torniamo sui prezzi di Tether, perché sono tradabili solo quelli in sostanza, ragazzi. Allora, abbiamo intanto dei livelli di resistenza fittizia, prendeteli con le pinze, il primo è 30 dollari, non è un caso perché, come vedremo alla fine di questo video, vi spiegherò, sono livelli psicologici, è un mercato che fa solo massimi in pratica da un punto di vista psicologico, cerca sempre dei prezzi tondi. Quello che non mi piace di questa coin, devo essere sincero, è l'atteggiamento di natura esplosiva, un po' troppo esplosiva. Non ha una struttura di rialzo in questo momento come quella avuto nel ciclo precedente, che invece era bellissima perché era una fase di accumulazione costante rialzista, guardatela, molto bella, molto molto bella. Invece qui c'è stato un up con l'ascensore, quindi di natura verticale, che non lascia presagire nulla di buono, a meno che il mercato non si riprende, si riposa e poi inizia a fare un trend con questo livello di pendenza, ragazzi. Perché
Perché è semplicemente eccessivo, tutto qui, è eccessivo perché il mercato deve tendere anche a un livello di pendenza naturale che potrebbe essere semplicemente questo qui, insomma, badate bene, magari è un trend che va bene, però non così, così è un trend a bolla speculativa. Io spero e prediligo un ritorno nella sua media naturale per poi il prosieguo di questo trend all'intorno magari di questa curva, di questa retta, diciamo che potrebbe essere semplicemente, ragazzi, fatto così. Ecco, poi magari con i sali e scendi classici, ma io prediligo un tipo di atteggiamento così, accumulativo, rialzista, come è stato fatto nei giorni scorsi. Il primo livello di supporto invece interessantissimo lo ha raggiunto tempo fa ed è 25, e ve lo metto come area, che poi quest'area qui, quella che avevo indicato settimana scorsa, è diventata un'area di supporto. Questa è un'area di supporto tutta, cioè quella che va da 25 dollari a 27 e qualcosa. Potrebbe farla nei cicli intermedi, ricordo che ne abbiamo uno, insomma, diciamo in chiusura tra poco. I cicli intermedi poi su Binance, ragazzi, li vedremo con calma. Vedete, l'ultimo è stato un ciclo da 20 giorni. Se io lo trasferisco in sostanza, e lo metto qui, mi indica intorno alla prima decade di giugno, un po' come Bitcoin dovrebbe fare questa ciclicità da un punto di vista daily, ma lo vedremo. Potrebbe tentare la rottura dei 30 dollari, provare a riposizionarsi qui in mezzo per poi andare a fare magari un pullback. Attualmente il trend rialzista, i livelli di ingresso su Binance Coin sono sia sul pullback sia sulla rottura, quindi sulla forza, come indicato nel mio corso di formazione free, quello che trovate su YouTube. Andatevelo a vedere, ragazzi, come fare holding. Qui è un ingresso sulla fase di debolezza, interessante da tenere sotto controllo, però interessante. Poi qui abbiamo il livello di ingresso sulla forza, quindi sopra i 30 dollari, confermati in chiusura. Io penso che il mercato tenterà di riposarsi e soprattutto sarà in sinergia con Bitcoin, e quindi se Bitcoin non decide cosa fare, come ho detto nel video di lunedì, e cioè non sale sopra gli 8,5, io non credo che Binance riesca a fare più di tanto da solo. Magari sì, romperà magari i 30, ma si avvia magari a 32 e poi finisce là. Ecco, questo è il problema. Quindi in questa fase è difficile anche il trading su Binance, bisogna essere molto bravi, non è facilissimo. Questo breakout, chi l'ha tradato, ok, breakout 25-26, avete fatto un buon ingresso che poi coincide esattamente con quest'area qui. Se va a fare di nuovo il pullback qui, potrebbe essere un'occasione di acquisto. Attenzione, ho insegnato delle strategie come entrare in pullback nei miei corsi di formazione, usate sempre quelle, chi l'ha fatte usate sempre quelle, se no insomma mandatemi una mail, insomma ragazzi, cerco di dare una mano a tutti se posso. E sul rialzo invece sopra i 30, ma rimane una coin rialzista. Allora, come si fa ad analizzare un grafico che sale sempre? Cosa succede nei mercati quando i grafici, quando il titolo fa massimi storici? È in bolla? Sì e no, perché poi bisognerebbe capire anche effettivamente se questi prezzi sono esagerati. Nel caso di Binance, ragazzi, io parlare di bolla no, in questo momento non me la sento, secondo me non è una bolla, è certamente manipolato il prezzo come tutti i mercati delle cripto, ma non è una bolla, potrebbe assolutamente continuare così per un po'. Quello che dovete invece ragionare è su una cosa in particolare, il trend, le logiche dei mercati, per quanto riguarda un trend che sale, ragazzi, quindi un trend long, un trend rialzista, si sa quando inizia, ma non si sa quando finisce. Ok, scrivetevi questa massima, ci mettete anche il nome mio, Mauro Gaimi, perché magari c'è il copyright. Vabbè, scherzi a parte, comunque, un trend rialzista si sa quando inizia, non si sa quando finisce, perché, ragazzi, mentre i ribassi sono enfatizzati ma poi durano poco, è più facile prevedere un minimo. Nell'ambito del massimo è molto più difficile prevedere i massimi, non c'è estensione di Elliott che di Fibonacci che tenga, ragazzi, attenzione su questo. I cicli vi danno una mano, è l'unica cosa che funziona in sostanza, perché non si basa sul prezzo ma si basa sul tempo, e quindi siccome l'analisi ciclica è un'analisi temporale, può darvi una mano più o meno come area di tempo in cui il mercato potrebbe fare un massimo, ma da un punto di vista di prezzo
È praticamente impossibile prevedere un massimo storico. È impossibile prevederlo, in sostanza quasi sempre. Poi a volte si ci becca, ma è un caso. Come si fa allora a ragionare? Come dovete ragionare? Se il mercato fa massimi costanti, quello che farà è avere un atteggiamento di natura riflessiva da un punto di vista emotivo. Quindi ragiona per emozione, non ragiona per analisi tecnica, non ragiona per quello che sono dei livelli, ma ragiona da un punto di vista psicologico. Quali sono i livelli psicologici che dovete tenere a mente su Binance Coin? Tutti quelli che hanno il numero tondo, cioè lo zero. Ok, ragazzi, perché lo zero piace a tutti nel trend. Ok? Piace a tutti questo numero, quindi dal punto di vista, diciamo, logico, sono gli zeri. Poi abbiamo il 5, un numero fantastico, quindi insomma anche quello piace. In alcuni casi potete utilizzare il numero 2 e il numero 7, che sono gli alternativi, quindi le vie di mezzo a questi livelli che vi ho detto. Quindi la prossima resistenza su Binance, sì, lo so, ci sto parlando tipo previgente, però è così, ragazzi, perché se non abbiamo dati, se non abbiamo dettagli da un punto di vista di analisi tecnica, come si fa a capire quando facciamo una resistenza? Cioè, dove vado io a mettere magari un segnale di vendita se ho paura che il mercato sopra quel livello non va? E beh, me l'invento, in sostanza i livelli sono così, però poi logicamente, storicamente, tutti i livelli inventati sono sempre quelli, con lo 0, col 5, col 2, col 7, perché magari da un punto di vista emotivo siamo più portati gli esseri umani a fare questo. Quindi prossimo livello di resistenza per Binance Coin 30 dollari, il successivo un po' potrebbe reggere 32, poi c'è il 35, bello tosto, poi dopo 37 potrebbe essere, e poi il 40. Sì, lo so, ragazzi, sembrano i numeri delle scarpe. Ok, utilizzate questi perché non c'è alternativa, ma se il mercato nei prossimi giorni tenterà di rafforzare questa view, per esempio i 30 dollari lo usa come un livello di resistenza, dopo ritraccia, sta un po' di tempo giù, allora creerà i livelli di resistenza. Il mercato li deve ancora creare, e quindi fin tanto che non li crea, questi che vi ho detto, i supporti e le resistenze, in questo caso psicologiche, hanno una grande valenza. Sempre un giù cascasella. Ciao ragazzi, ci vediamo in settimana nel prossimo video. Iscrivetevi al canale. Ciao!